Ed ecco il momento tanto atteso, il rush semifinale sul Mostro di Firenze. Analizziamo la testimonianza di Joe Bevilacqua. Un po' fatica a venire fuori, come al solito, il nostro Joe. Questo signore è il signor Bevilacqua Giuseppe. Bevilacqua Giuseppe, si accomodi, signor Bevilacqua. Bevilacqua, lei ha detto lavora a Roma, può specificare la sua professione attuale? Dove lavora? Sì, io a tempo di questo. No, no, attualmente. Ora Sì. lavoro per l'ambasciata americana a Roma, Dove? al cimitero di Anzio. Di Anzio. Anzio. E nel 1985 dove lavorava? Al cimitero americano di Firenze. La località, come si chiama? Località c'è mezzo in Brunetta e mezzo in San Casciano. Il cimitero dei Falciani, detto Sì. dei Falciani. Lei ricorda, era a Firenze o comunque, quando avvenne l'omicidio del 1985 del settembre in località Scopeti, lo ricorda questo Sì. episodio? La zona dove, il punto, scusi, dove avvenne l'omicidio, lei successivamente l'ha vista, le è stata indicata? Ce l'ha presente? La conosceva già a quel punto? Sì. Sì, passava spesso. Nei giorni precedenti all'omicidio, che è stato scoperto il lunedì 10 di settembre dell'85, nei giorni precedenti, lei era passato da quella zona? 2 o 3 giorni prima dell'omicidio e della tragedia, io andavo a San. Ah, qui deve esserci un lapsus del PM che dice scoperto il 10, fu scoperto il 9. Prosegue Bevilacqua. 2 o 3 giorni prima, cosa era successo? Casciano faceva la ponte di Scopetti, andava su, alla seconda curva, visto la coppia francese. Che c'era la ragazza appoggiata in un albero in costume da bagno, prendeva il sole e l'uomo, il suo ragazzo, stava appoggiato in un sacco a pelo a terra. Lei ricorda. Fermi tutti. Allora, ragazza in bikini nero che prendeva il sole appoggiata a un albero e il ragazzo con un sacco a pelo, cioè la coppia francese, come se fosse pacifico che ci si riferisce a quella e una sola ce ne poteva essere. Beh, se quella era, non risulta che Jean-Michel si fosse portato un sacco a pelo. Naturalmente i resoconti sui reperti sono talmente vaghi che magari è sfuggito qualcosa, però a oggi nulla si sapeva del sacco a pelo, a oggi, al 94 e anche a oggi. Quanti giorni prima della domenica erano? Preciso, non ti può dire, ma sempre 2 o 3 giorni. 2 o 3 giorni. E lei ha detto anche che ha poi saputo qual è la zona dove i ragazzi furono trovati morti. Sì. Questa dove li ha visti lei questa prima volta non è quella. No, c'era 500-600 metri più avanti, più Se alta la salita. io le mostro una foto che è stata scattata grazie alla sua indicazione, lei vuol vedere se è questa la zona dove vide quella prima volta la ragazza in costume da bagno? Va bene. Può vedere la foto? Si può girare? È alle sue No, scusa. spalle. Leggiamo la didascalia, è una foto in atti in cui si dice Via degli Scopeti. Primo posto, noi abbiamo, la polizia ha scritto, Sì. dove la coppia francese avrebbe montato la tenda per la prima volta. Il luogo è una foto che è stata fatta su sua indicazione, dista 500 metri dal luogo dove è avvenuto il duplice omicidio. Riferimento, vabbè. Ecco, vuol vedere se è questo il punto, vediamo se la vediamo un po' meglio, dove era la tenda, dove era la ragazza perlomeno. La ragazza, quando ho visto io, aveva appoggiato l'albero più grande e prendeva sole. C'era verso le 9:30 della mattina. Erano le 9:30. Tende, vide anche la tenda dove era? O la macchina? La tenda sembrava avanti,
un po' in la macchina stava dietro che sembrava un Verdi Peugeot o un Volkswagen Golf. Una Golf, un Peugeot o un Golf? Vecchio, sembrava una macchina vecchia. Sì, sì. E lei vide la ragazza in quell'occasione? Sì. E la ferma lì? Allora, secondo la testimonianza di questo personaggio, su cui sarebbe troppo facile ironizzare con questa pronuncia alla Oliver Hardy, questi due, la coppia, avrebbero montato la tenda a 500 metri più in su, su una mezza altura, su una piazzola che appare decisamente migliore, più adatta a quella di Scopeti, quindi non si capirebbe per quale ragione si fossero spostati 500 metri più avanti dopo, perché lui non è preciso, dice 2 o 3 giorni prima. Ecco, quindi arrivano, piantano le tende, che poi è un'attività abbastanza noiosa, insomma. E, però poi ci ripensano e vanno a Scopeti, secondo la sua ricostruzione, naturalmente. E lui non ha certo timore di incriminazioni, perché come cittadino americano è super protetto, giusto? E quindi dice quello che vuole, nessuno gli fa una minima contestazione, è considerato test fondamentale. Notò questa ragazza? Lo notate, perché è una ragazza molto carina, aveva i capelli neri corti, entra in un costume da bagno, bikini nero. Ma come fa a dire che è molto carina questa ragazza? Cioè, lui da dove l'ha vista? Lui abitava circa 100 metri sotto Scopeti, sotto, non sopra. Quindi da casa sua non avrebbe avuto questa grande visuale. Se ha guardato passando, e non è preciso sull'automobile perché parla anche di una possibile Peugeot, ha gettato uno sguardo, ma sì, può aver notato magari un bel corpo, ma dire proprio era molto carina significa che tu l'hai vista da vicino, che hai indugiato. Cazzo, non lo vide? No, lui non visto, l'ho visto solo una testa che aveva appoggiato un sacco a pelo della nella tenda. Dentro la tenda? Sì. Era tutto nella zona indicata fra quei due alberi, praticamente. Sì, più o meno vicino all'albero a destra. Ecco, grazie. Ma che ci faceva lì? Dobbiamo spengere questa. Che numero è questa foto? Scusa. È la foto, chiedo scusa, numero 2. Ecco, questo quindi è il primo luogo in cui lei vede questi ragazzi francesi 2 o 3 giorni prima, sì, del momento in cui furono rinvenuti i cadaveri, e siamo alle 9:30 di mattina. Poi li ha visti ancora? Sì, l'ho visto un po' più avanti, il secondo luogo, che è più alto sulla strada, più vicino a San Andrea, che c'era più o meno la cresta della salita, c'era forse 2 giorni dopo. Forse 2 giorni dopo. Quindi siamo, se prima era 2 o 3 giorni, la prima volta sul giovedì, la seconda volta sul sabato. Domanda imbeccata. È possibile, giorno preciso. Beccante. No. Vogliamo mostrare la seconda foto? Se è questa la seconda volta dove ha visto i ragazzi. Vogliamo leggere la didascalia? Via degli Scopeti, punto 3, di cui allo schizzo planimetrico che il test ha fatto e che poi mostrerò alla corte. Secondo posto scelto dalla coppia, secondo quando per la tenda, la freccia indica la posizione. Vogliamo vedere? E questo è il secondo posto, sì, questo, che sì. Poi è quello dove furono rinvenuti, sì, i cadaveri. Ecco, lei cosa vide quella mattina, la seconda volta? No, la seconda volta mi è rimasto un po' perplesso, perché guardando loro, passando con la strada, tu vedevo, erano troppo scoperto, c'era, tu vedevi troppo della strada, una macchina che passava di notte, tu potevi vedere che loro non potevano dormire o qualcosa. Ecco, lei è rimasta interessante che... questo passaggio di Joe. Il quale è sempre a guardare le piazzole, evidentemente, no? Non fa altro, passa e guarda, nota, registra, poi fa gli schizzi, sa tutto. Non sembra un semplice passante, ma in ogni caso ci dà un'informazione. Dice, ma come fanno questi a dormire che la piazzola è vicinissima alla strada? Questo che cosa significa? Che un assassino, o più assassini, va bene, facciamo uno,
diciamo, riassuntivo della situazione, avesse ucciso lì, lo avrebbe fatto quasi sulla carrozzabile, completamente in vista, su un proscenio, tanto che il buon Joe si chiede: ma come fanno a dormire tranquilli? C'è un gran passaggio di macchine. Traduco anche un po' perché poi non è chiarissimo questo slang, questo broccolino. Vabbè, lui era del New Jersey, ma anche nel New Jersey si parlava quel tipo di linguaggio tra italo-americani. Si erano accampati in un posto così scoperto. Sì. E lei cosa vide questa seconda volta e cos'era, mattina di nuovo? Sì, c'erano le cose del noto, tutto non ricordo perché è un po' di anni fa, ma ricordo quello, ricordo la tenda e anche la macchina che stava dietro la tenda. Persone ne vide la ragazza e il ragazzo li vide. C'era, l'ho vista tutti e due quei giorni. Erano gli stessi, Gli stessi, sì. sicuramente per lei era la stessa auto e gli stessi ragazzi. Beh, sì, un par de ciufoli, perché nell'occasione precedente dice che forse la macchina era una Peugeot, cioè poteva essere anche una Peugeot, si sente solo di assicurare che fosse una macchina vecchia. Adesso invece li identifica sicuramente, li ha visti benissimo perché era tutto molto scoperto, quindi ha indugiato, li ha guardati, erano sicuramente loro, ragazza con i capelli corti. Questa seconda volta vide qualche altra cosa? No, questo non ricordo, no. Lo so che non ricordo se era la mattina, prima o dopo, che io passavo la strada e andavo a San Andrea per andare a Cioè chiesa. Sant'Andrea in direzione nord Nord, andavo a nord, rispetto. passavo a San Andrea, arrivato all'incrocio dopo San Andrea, andato a destra per andare a Chiesa Nuova. Sì. 200-300 metri dell'incrocio, c'è un campo aperto. E mi fermate perché mi è rimasto sorpreso che ho visto uno con una divisa, sembrava una divisa marroni, tipo forestali o ananas. Io lavorando là da anni conoscevo quasi tutti e Lui mi è rimasto conosceva perché non tutti e conoscevo questa persona. vede una E mi è divisa tipo ananas fermato accanto alla forestale. strada con la mia macchina e l'ho guardato questa persona che era più o meno una decina di metri da me. Questa persona, dopo che penso che rese conto che io lo guardavo, si è sceso e è andato via di quella zona là, è rientrato più o meno in campo verso il bosco, che è indietro di San Andrea. Cioè, mostriamo un attimo al teste la foto relativa al punto dove avrebbe visto questa persona secondo le indicazioni fornite alla polizia giudiziaria. Mostriamo il test. Sì. Vede quest'uomo vestito con una divisa. Vede Leggiamo la didascalia, qui inquadrata la cortesemente. strada. Insieme di via di Via di Faltignano, io prego Faltignano. la Corte di tenere bene a mente da ora questa via Faltignano perché sarà oggetto di numerose È la foto testimonianze. numero 9 questa. Sì. Insieme di via Faltignano, la freccia A indica, secondo quello che ha raccontato il test, il luogo ove fu visto. Qui diciamo No, qui, chiedo scusa, fu no, visto non va l'uomo. letto così perché è letto. Fu visto l'uomo, allora togliamo la didascalia per cortesia. No, la didascalia soltanto, vediamo la foto senza Inquadriamo didascalia. solo la foto, se no è sui Ah, due. perfetto, sì, come non detto, e non ricordavo che nella didascalia c'è scritto. Ecco, nel punto A Cioè? c'era l'uomo? Particolare non Mi spiegato. domanda chi c'era al punto A. E siccome Avvocato, questo via punto la l'ho già casetto, letto no? purtroppo, Lo so, quindi ha detto nel c'era un punto. uomo che Ecco. sembrava in divisa da forestale. Bene, o Ehi, qualcosa del genere. ecco. In via di Faltignano sappiamo che chi ci stava, chi ci abitava, Pacciani stava da tutt'altra parte. Il punto B è la direzione in cui quest'uomo andò? Sì. Ecco, lei ha detto, ma forse ho capito male, che lei sa verso che direzione va questa strada? Questo Lei lo sa o no? glielo domandi, perché se lui Lei mi lo dice sa il o no? punto B, Domandiamoglielo avanti, Lei perché se lui sa o dice il no? punto B la direzione dove andava l'uomo, gli ha già dato la Ma risposta. lì c'è la freccia, c'è Vabbè, ma il un. punto B che cos'è? Ma signori miei, forza. Lo Signor dica lei, signor Bevilacqua, Bevilacqua. posso rispondere? Certo, Tu scendi a quella strada abbastanza, 400-500 metri,
portavo in direzione dove era lì la tenda di Francesco. Oh, ha visto? Lei lo sa perché conosce quella strada? Io ho passato quel bosco migliaia di volte. Eccoci, era più semplice di quel che pensassi. Senta una cosa. Lei, questo uomo che ha descritto con questa casacca... Vicino alla tenda dei francesi. Ce l'ha descritto come persona che una volta guardato da lei si allontanò. Così ci ha detto. Sì. Ce lo sa descrivere meglio perché ha un ricordo o non ce lo sa descrivere? No, quello che mi toccava è che io pensavo che conoscevo tutti gli operai dell'ANAS e forestali, che noi lavoravamo molto insieme. Invece questo lo fermava perché era una persona che non conoscevo. Con quella divisa le sembrava strano. Conosceva tutti gli operai, tutte le guardie forestali. Vede una faccia che non gli torna, perché? Perché lui ha fatto parte dei servizi di polizia giudiziaria dell'esercito e quindi all'occhio di falco. Questo non è dei loro, appurarlo non sarebbe stato difficile, bastava farglieli vedere tutti subito, subito al momento, e avrebbe effettuato un riconoscimento. Nel 94 evidentemente ha già letto i giornali anche lui e poi verrà fuori. Divisa era. Sembrava o forestali o dell'ANAS. Quella è l'unica ragione che ha fermato. Ecco, lei ricorda... Sono due divise non uguali per nulla. Caratteristiche somatiche di questa persona o no? No, le cose che mi toccate, che l'ho visto, stava a 10-15 metri, non so, preciso, c'era il profilo del naso e i capelli sopra. Era magro, era grosso? No, era una persona più o meno robusta. Più o meno robusta. Oggi lei... In quest'aula vede qualcuno che, sia pure con le sembianze di oggi, assomiglia a quella persona? Sì, sì. E chi è? Il signore là accanto all'avvocato. Che somiglia. Come mai lei crede di riconoscere? Somiglia anche a lui Bevilacqua. Sì, senza, accanto all'avvocato. O è l'avvocato Fioravanti? Cioè, i riconoscimenti non si fanno così. Come ho detto poc'anzi, si fanno in tutt'altro modo, il più vicino possibile cronologicamente all'evento, mettendo davanti diverse fisionomie, e deve essere riconosciuto con una attendibilità molto alta. Prima dovrebbe fare un identikit e poi, invece, messo lì davanti a Pietro, dice sì, lo ricorda, gli somiglia. Però siccome noi abbiamo visto anche la faccia di Joe Bevilacqua, sappiamo che una fisionomia del genere poteva somigliare anche a lui. Agli avvocati, in mezzo agli avvocati. All'avvocato. In mezzo agli avvocati. E ci vuole spiegare come mai lo riconosce come questa persona? Quali sono le caratteristiche somatiche che gli assomigliano? C'è il naso, i capelli e dove c'è l'attaccatura. L'attaccatura? E la stazzatura di qui davanti, sì. La... Ho capito. Sì. Il busto, insomma. Sì. Non ho altre domande, grazie. Il busto? Cosa c'entra il busto? Avvocato Colao, prego. Prego, lei ha fatto una descrizione molto accurata. Silenzio, signori, per favore. Si ricorda se la persona che lei ha visto prima che si voltasse poi e l'ha osservata meglio di profilo aveva un cappello anche? No, non teneva il cappello. E vedendola, si trovava davanti a una persona abituata a stare all'aria aperta o no? Stavo in mezzo alla strada e dopo il passato in campo. No, dico, il soggetto che lei vide era una persona che viveva all'aria aperta per colorito sì, viso? Sì. Era colorito, insomma. Sì, faccia un po' rosso. Faccia un po' rossa. Grazie. Ora noi sappiamo che Pacciani era rosso a causa della pressione stellare di cui soffriva. E comunque registriamo che in via di perlustrazione, perché è intenzionato a commettere un omicidio, Pacciani vede bene di farsi vedere in viso senza neanche la precauzione di un cappello. Questo sarebbe il furbissimo contadino di Mercatale. Se non ho altre domande. Ci sono altre domande, signori avvocati di parte civile? Nessuna. Prego, avvocato Bevacqua. Senta, da quanti anni lei è in Italia? 26 anni. Oh, quindi anche nel 68 c'era in Italia? Sì. Bene. Senta, e dove stava in Italia? Nel 68. Ah.
Civile americano. 78. Civile, 70, non lo so, io ho detto 68, l'ho buttato lì. Allora, lei sta, chiediamo forse... Quanti anni è che in Italia lei? Io, quando è arrivato il primo, è 1964. 64. 6? 6-4, ma io andato via d'Italia per lavoro, 3-4 lavoro. Oh, beh, 64 lei è stato in Italia. Sì. E in Toscana quante volte c'è stato? Ma tutto forse 22-23 anni. Bene, grazie. E si è sempre occupato di bare, di morti, di cimiteri? No. Di che cosa? Lavoravo nella polizia criminale prima. Ah, polizia criminale. Quindi aveva anche delle pistole? Lei. Scusi? Aveva anche le pistole? No. Ma la polizia criminale non ha pistole. Sulle mani. Solo le mani, benissimo. Solo le mani, no? Sono decenni che si discute su questa bizzarra risposta di Bevilacqua. Impossibile non avesse una pistola, quindi ha mentito. E, solo le mani, però, tutto sommato, una risposta che può anche piacerci. Nel senso che con le mani ci sapeva fare, cioè se doveva fare del male a qualcuno, con le mani lui lo sapeva fare benissimo, poteva tirare pugni, poteva tirare cazzotti. Senta, lei ha detto qualcosa di diverso quando fu interrogato. Io glielo leggo e glielo contesto. Bene? Bravo. Sì, lei. Ho proseguito, sono giunto allo stop con via di Faltignano ed ho girato a destra in direzione di Chiesa Nuova. Percorsi alcune centinaia di metri, poi vedremo com'è, ove esiste una curva a sinistra e delle abitazioni sulla destra, da una stradina sterrata che si immette sulla strada che percorrevo sempre da destra, ho visto una persona che veniva a piedi verso la mia direzione. Poteva avere sui 50 anni, di corporatura robusta, con incipiente calvizie, sa cos'è la calvizie? Ecco, capelli pettinati all'indietro, di colorito abbronzato sul rosso, come di persona abituata a stare all'aria, che indossava un paio di pantaloni ed una camicia, entrambi di color verde forestale. Questo mi pare che è così. Quello che mi è colpito di più è stato appunto l'abbigliamento, che ho ricollegato ad una guardia forestale o ad un dipendente ANAS. Bene, lei pensava che fosse o l'uno o l'altro. Questi, sentendosi osservato, ha fatto un repentino dietro front, sparendo subito dopo. Questo lei l'avrebbe visto nel 1985. Lei fa riferimento alla persona che vide allora, cioè la bellezza di 10 anni fa, con incipiente calvizia, capelli pettinati all'indietro, vestito verde. Poi dice: posso, si dà atto che al test viene mostrata la foto del Pacciani Pietro, va bene? Le mostrano la foto. Ma nessuno mi dice il nome del Pacciani. E qua lei lo firma. È scritto. Dopo che sono dimostrate 2 o 3 foto senza. Lei ha fatto il servizio criminale, quindi è contiguo al servizio criminale anche italiano, va bene? Vi capite benissimo, no? Vi capisci? Non ci possono essere equivoci. Sì, ma sempre se parte da Giobbe Vilacqua qualche bordata alla polizia italiana, mi hanno fatto vedere foto, ma nessuno mi ha detto che quello era Pacciani, non sono stati chiari. Lei sta cambiando quello che ha detto lui? No, sta dicendo il... sono in grado di sapervi indicare i luoghi esatti di quanto tanto la produco questo. Sì, ma tu parlavi del foto del Pacciani. Si dà atto che al test viene mostrata la foto del Pacciani Pietro. Va bene? Questo no, mi state presentando 3 o 4 foto. Allora lei dice dopo: posso dire che la persona da me vista nel viottolo, che ho precedentemente descritto, aveva una certa somiglianza con la persona della foto. La fronte ed il naso mi ricordano qualcosa, ma dato il tempo trascorso e la repentinità con cui l'uomo si è girato, non mi consente di essere più preciso. Ricordo di aver detto questo lei? Sì. Benissimo. Bene, quindi allora io glielo contesto. Molto tempo prima è vago, parla di attaccatura di capelli e di naso. 9 anni dopo ricorda perfettamente, ha messo a fuoco. Dato, quindi lo produco. Poi lei fa un lungo giro con la polizia, se lo ricorda? Sì. Con la macchina. Non è tanto lungo, è solo sull'ora. Te lo dico quanto è lungo.
Risalito in macchina, viene percorsa via degli Scopeti fino allo stop con via di Falchignano. Si imbocca quest'ultima voltando a destra. Si percorrono alcune centinaia di metri, 600 metri, 600, sai quanto sono 600 metri? E sulla destra di detta via si notano delle abitazioni, eccetera, eccetera. Il bevilacqua, indicando la strada sterrata prima dell'abitazione e che la fiancheggia dalla parte dell'ostante, dice: questo è il punto in cui ho visto venire verso la mia direzione l'uomo a piedi, cioè 600 metri distanti da quel luogo dove stavo. Dove avrebbe visto la prima cosa? Centinaia di metri, non tenevo un metro, avvocato. No, ma avevano il contachilometro, avevano il contachilometro. No, ma ognuno più o meno giudica con i suoi occhi. Comunque i signori verbalizzanti, suoi amici italiani che fanno polizia criminale con lei a bordo. Non conosce nessuno dei criminali? No, no, suoi amici nel senso amici, perché siamo tutti amore, amicizia. Basta una considerazione. Va bene, i suoi amici criminali hanno detto, scusi, ma l'avvocato, guarda, ti giuri, io non conosco nessuno. Ma lo so, ma io non ho detto mai nulla che conosce qualcuno di questi. No, ma tu stai mettendo... Va bene, va bene. Io mi chiamo Bevacqua, come lei si chiama Bevilacqua. Abbiamo tutte la stessa matrice, non ci ubriachiamo mai, o quasi. Geneticamente noi siamo, capito? Bene, facciamo la domanda. Allora, guarda, lei ha detto che ha visto questa persona, persona, e ha indicato questa persona, questa persona qua, il luogo in cui lei l'avrebbe visto, e dopo aver percorso diverse decine o centinaia di metri con la macchina delle persone. Questo la conferma? E li fermate con la macchina a guardare. Grazie, io produco la documentazione per le contestazioni. Si è fermato a guardare. Non ho capito qual è il succo della contestazione, forse sono... Forse aveva i capelli sulle fotografie. Ah, benissimo, benissimo, perfetto. L'ha conosciuto a malapena, una certa somiglianza, la fronte e il naso gli ricordano qualcosa. Perfetto. Come l'antico della Miranda. Perfetto. Vi sono altre domande? Sì, una ultima. Signor Bevilacqua. Un attimo, che vedo l'avvocato più avanti, voleva fare una domanda. Dai, prego, avvocato. Prima di tutto, Presidente, vorrei rivedere tutte le foto dalla prima all'ultima, cioè dalla numero 2. Perché è molto importante sapere di che epoca sono quelle foto, perché quelle sono foto diverse da quelle dell'epoca in cui l'ha vista lui. Dunque, poi volevo sapere dal signor Bevilacqua, volevo sapere se lei, pratico di cimiteri, ha visto quali sono le divise del cimitero di San Casciano, degli addetti al cimitero di San Casciano, che è vicino a Chiesa Nuova. Scusa, mi dici una volta la domanda? Lei è pratico dell'ambiente cimiteriale. Sì. Mi potrebbe dire, era vicino a San Casciano, di che colore e di che tipo sono le divise degli addetti al cimitero di San Casciano? Avvocato, prima cosa, il foto non è in colore, e nei fogli in cose verdi. No, non ci siamo capiti. Lei mi ha parlato che quell'uomo era in divisa, in una specie di divisa, o ANAS o guardiaboschi, una divisa verde, scuro. Le divise degli addetti al cimitero di San Casciano, ogni cimitero ha divise diverse. No, ma cosa vuoi sapere del cimitero? Voglio sapere se lei ha visto mai un becchino, uno addetto al cimitero. Sì, io sì. Ecco, quelli di San Casciano li ha mai visti lei? No. 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 Lui è lì ma non li ha mai visti. Allora, ritorniamo alle foto. Sono vestiti di verde. Avvocato, sono vestiti di verde. E sono vestiti di verde. Okay. Sono vestiti di verde realmente. Ci mancherebbe. Ma il cimitero a che distanza ci mancherebbe. Io li ho visti. Avvocato, a che distanza è il cimitero? È vicino. È vicino. È vicino. È nel bivio tra Chiesa Nuova e San Casciano. Allora, interrompiamo qui la prima parte di questa strana deposizione. C'è una terza possibilità, che si trattasse di un guardiaboschi, ma non di una guardia forestale, ovvero di qualche ente o associazione privata che fornivano le associazioni dei volontari. Voi sapete che ultimamente è uscita fuori una sorta di novità, ovvero che Giancarlo Lotti
non sarebbe stato quello scioperato delle cui attività lavorative poco si sa, a parte il periodo alla draga dall'81 all'88. Ma per giustificare le somme che a un certo punto gli sarebbero girate in tasca, e ce lo dice Alessandra Bartalesi, che si fa intervistare in tempi recenti da un paccianista, ma dice cose che con la colpevolezza di Pacciani poco hanno a che fare, però noi prendiamo quello che è giusto prendere e prendiamo il peccato, lasciamo perdere il peccatore. E dunque qualcuno, per puntellare, non si capisce bene quale tesi, perché qui abbiamo delle eterogenesi dei fini elicoidali ed è difficile aggirarsi, avrebbe fatto proprio il guardiaboschi. Vero, non vero? Beh, perché non l'ha detto, è stato interrogato per decine di ore, è il super testimone e non ci dite che lavoro faceva? Io stento a credere a qualcosa del genere, però così fosse, una divisa del genere gli sarebbe stata a pennello. E inoltre lui era robusto e aveva un faccione villico assolutamente compatibile con questa descrizione. E siccome Pacciani non era, anche se è vero che Pacciani ravanava nelle discariche, avrebbe anche potuto prendere qualche divisa e mettersela addosso, però poi lì naturalmente bisogna anche vedere, no? Poi se la deve cucire, se la deve adattare. Se invece abbiamo un Giancarlo Lotti, guardiaboschi, fatto e finito, magari soltanto a livello di passatempo vagamente prezzolato, cioè vieni a fare un giro con noi, ti diamo la divisa e anche qualche soldino, e intanto così Giancarlo gira, Giancarlo segnala, Giancarlo guarda. Ebbene, se una persona poteva essere in questo caso era solo Giancarlo Lotti, sempre che la persona che lo ha detto insista in questa tesi. Io non ce lo voglio mettere a tutti i costi, poteva essere effettivamente un guardiano del cimitero di San Casciano con la divisa verde e con un sembiante abbastanza comune in quelle zone. Però abbiamo un 1% di possibilità che fosse invece Giancarlo Lotti. Alla seconda parte.